l'atto di fede con cui dobbiamo affrontare il momento del dolore, della delusione, e di quando l'altro mi infastidisce, segue ad un altro atto, cioè l'atto di padronanza. La padronanza di sé. Cioè il saper, come dicevo qualche puntata fa, contare fino a 10 prima di reagire, prima di rispondere, prima di parlare. Avere la padronanza delle proprie reazioni interiori. Non è facile, ma dobbiamo impegnarci, perché altri ci riescono. E perché soprattutto, se guardiamo la vita con gli occhi di Gesù, perché Gesù ha sempre questo atto di padronanza nei nostri confronti. C'è un proverbio che ci fa capire che cosa vuol dire controllarci, cioè non lasciarci prendere dalla collera. Un proverbio che dice: se qualcuno rompe un bicchiere a casa tua, mantieni lo stesso sangue freddo che hai quando lo rompe a casa di un altro. Che cosa vuol dire questo? Che la padronanza, lo stare calmi, il saper reagire al momento, o meglio, più che reagire, il saper agire al momento opportuno, calmare le proprie reazioni interiori, significa che io ci tengo all'altro e questa padronanza migliora le relazioni con le altre persone. Una persona collerica di per sé è allontanata dagli altri, di per sé si fa terra bruciata attorno a lui. Una persona che è padrone di se stesso, che sa attendere, che sa ascoltare, che sa rinviare, che sa aspettare, è una persona che in genere si fa tanti amici, cioè sa curare le proprie relazioni. E vedete, Dio, che è in relazione con ciascuno di noi, certamente è padrone di se stesso, perché questa padronanza non nasce solo da tecniche psicologiche, che sono importanti fino a un certo punto, ma nasce soprattutto dall'amore, nasce dalla misericordia. Allora, tutti padroni di non di noi stessi, ma padroni delle nostre reazioni interiori. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.